Racchiudere la storia dell'Inter di Moratti in questa immagine è certamente riduttivo, ma è comunque una buona sintesi. Sebastian Rambert e Javier Zanetti, i primi due di una lunghissima serie di acquisti che vogliamo ricordare così, ricostruendo a modo nostro top e flop degli ultimi 18 anni di Inter e lasciandovi liberi di dire la vostra. Nella squadra dei sogni è inevitabile l'influenza del triplete, a cominciare dall'allenatore. Nella nostra top, Mourinho in panchina guida un tridente da brividi: Milito, Ibrahimovic e Ronaldo. Difficile trovare di meglio nella storia a innescarli, mettiamo Sneijder, Stankovic e uno dei preferiti del presidente Moratti, quel Polins, idolo dentro e fuori dal campo. Maicon, Samuel, Materazzi e Capitan Zanetti insieme a Julio Cesar completano la super formazione. Chissà quanti, tra tifosi interisti e non adesso, saranno pronti a rimpiangere gli esclusi eccellenti, liberi di farlo anche con il nostro sondaggio. Ma se scegliere i migliori è stato difficilissimo, non è stato facile nemmeno definire gli 11 peggiori acquisti. La lista è piuttosto lunga e a qualcuno magari scapperà anche un sorriso pensando alle aspettative mancate del presunto crack trasformatosi in meteora. L'allenatore purtroppo per lui è Marco Tardelli, in panchina nel peggior derby che il tifoso nerazzurro ricordi. Davanti a Carini, arrivato dalla Juventus in cambio di Fabio Cannavaro, troviamo Vivas, decisivo contro la sua volontà in un altro derby, Gamarra, Sorondo e Vratislav Gresko, che inevitabilmente paga il 5 maggio. Ma siccome Mourinho non fece solo del bene all'Inter, un posto in squadra spetta anche a Riccardo Quaresma, strapagato aspettando numeri da fuori classe, ma di cui si ricordano poche trivele andate a buon fine. E poi Vampeta, fuggito presto in Brasile, e Solari, inserito suo malgrado nella trattativa Ronaldo. Anche Luciano, preso dal Chievo sorprendente di Del Neri, non lasciò un ricordo indelebile. Dicevamo che questa immagine non poteva essere la sola sintesi dell'era Moratti, ma che la raccontava molto bene. Ecco, insieme ad Akan Sukuri in attacco nel nostro immaginario flop 11 c'è proprio Rambert. L'Inter del presidente è stata anche questo. In fondo, per imparare a fare un triplete, bisogna pur sbagliare qualcosa. Per Sky Sport 24, Roberto Marchesi.